Bene, parliamo ora di un argomento molto importante che sono le figure istituzionali e le figure trasgressive. Quali sono le figure istituzionali e quali sono le figure trasgressive? Intanto dobbiamo dire questo, le figure istituzionali sono quelle che sono conformi al loro ruolo e attraverso il loro modo di fare ci pongono dei vincoli tali per cui tendono a non farci vivere l'emotività. È un po', ad esempio, per fare una figura, un esempio, diciamo, tipico, è il padre che impedisce alla figlia di uscire a divertirsi perché ha paura che questa figlia, uscendo a divertirsi, possa fare delle cose non buone, ad esempio, possa fare sesso con il moroso, con degli sconosciuti. Quindi comprime l'emotività, per cui crea di fatto dei disagi emotivi. E come fa questo padre ad impedire alla figlia di uscire? Beh, lo fa ponendole dei vincoli, che possono essere vincoli legati, ad esempio, ai sensi di colpa, le fa vivere dei sensi di colpa. Esci pure, figlia mia, non ti preoccupare, ma però di questo tuo papà che sta qua in casa in ansia, in attesa, oppure tende a fare vivere il senso dell'abbandono. Se esci fuori, se non fai quello che dico io, non ti lascerò andare per la tua strada, non metterai più piede in questa casa, insomma, tende, oppure il rifiuto affettivo. Ovviamente questo non soltanto nel rapporto genitori-figli, ma viene utilizzato anche ad esempio nel rapporto tra coniugi. Però ovviamente queste figure istituzionali, comprimendo l'amore, lasciano libera l'aggressività e questo spiega ad esempio alcuni casi di reazioni aggressive di figli verso genitori, di un coniuge verso l'altro coniuge. Esistono poi delle figure invece trasgressive che coinvolgono, lasciando libero l'amore, cioè si fanno amare, però di fatto comprimono la reattività, non ti danno quello che tu vorresti avere e ti impediscono di scaricare la reattività. E utilizzano anche loro queste figure trasgressive, utilizzano dei vincoli, questi vincoli sono delle offese, diciamo, anatemiche, ti rendono insicuro nel tuo ruolo, che sia quello di genitore, di insegnante, di marito, di moglie, di amante, utilizzando delle offese oggettuali che vanno, diciamo, a ledere, se vogliamo, a livello profondo il tuo essere maschio o il tuo essere femmina. Cioè, mettono in dubbio i vincoli, sono vincoli anatemici, mettono in dubbio il tuo essere un maschio ok o una femmina ok, di essere, come dire, capace di essere un vero maschio o una vera femmina, di essere seduttivo come maschio o seduttiva come femmina. Ovviamente nella seduzione noi dobbiamo imparare a giocare sia il ruolo istituzionale sia il ruolo trasgressivo, a seconda delle situazioni, per acquisire sempre potenziale di seduzione nei confronti della persona che ci interessa. È molto importante calibrare nella situazione giusta il ruolo e non restare costanti in un ruolo, ma imparare a variare il ruolo in modo tale da ottenere, da massimizzare le possibilità di successo. Bene, vi invito a prendere visione di altre informazioni sul sito http://seduzionedip.com. A presto con la seduzione.